70 ragazze convocate in rappresentanza di 6 classi dalle 1996 alle 2001, 4 allenamenti fra Bari e Taranto, di cui 2 riservati a Play Guardie ed Ali. Questi i numeri della 2 giorni pugliese di coach Umberto Aliori, allenatore del settore squadre nazionali e della Nazionale Under 17 femminile. Coinvolti per l'occasione anche i tecnici Gianfranco Patera di Aurora Brindisi e Francesco Rao di CUS Bari, che hanno curato le sedute di specializzazione. Noto che il lavoro che viene fatto è molto, c'è molto lavoro, c'è partecipazione da allenatori, vengono coinvolti anche allenatori di società non direttamente chiamate a fare il centro tecnico e anche allenatori della maschile, e questo è un po' quello che vogliamo, cioè che ad allenare le nostre ragazze partecipano un po' tutti, e dobbiamo un po' uscire dalla nostra politica che ognuno allena le sue, provare ogni tanto a metterle migliori insieme, dividerle per gruppi, farle confrontare anche con richieste diverse per stimolare un po' la loro voglia di crescere, di fare cose nuove, di fare cose diverse. Il movimento pugliese è un movimento medio, però un movimento abbastanza vivo, ci sono delle società che lavorano abbastanza anche con dei numeri discreti per quello che è l'Italia in questo momento. Secondo me l'obiettivo è proprio quello di provare a far lavorare le ragazze insieme, e ci siamo già riusciti negli anni passati. Adesso lo step successivo è provare a far lavorare i tecnici insieme fra di loro in momenti neutri come quelli della domenica mattina ai centri federali. Un'occasione utile è quella dell'intensa 2 giorni fra Palavalestrazzi e Tour Sport di San Vito, anche per i partecipanti all'ormai collaudato progetto Giovani Allenatori, come rimarca il referente tecnico territoriale Vincenzo Bifulco. È stata un'occasione, noi ne abbiamo approfittato perché, mettendo in pratica uno dei punti nel programma del progetto Giovani Allenatori, abbiamo convocato in questi giorni appunto il nuovo nucleo di tecnici che sta seguendo questo percorso formativo, che hanno partecipato sia agli allenamenti che alle successive riunioni che abbiamo tenuto, incontri con il coach Aliori. D'altra parte c'è da dire che, tranne qualche rara presenza, sono mancati ancora una volta i tecnici delle ragazze, delle società del territorio. E a simbolico suggello del lavoro dello staff di Puglia Azzurra, coordinato dalla dirigente Letizia Montinaro, è arrivata la convocazione dell'allenatore Antonio Alba al raduno di Roma della Nazionale Under 17 femminile dal 10 al 12 febbraio in qualità di assistente di coach Aliori. Io sono emozionato per una convocazione di questo tipo che sinceramente non mi aspettavo, e le persone da ringraziare sono tante, da tutti gli allenatori che mi hanno aiutato a fare un percorso formativo che, ecco, come dire, coadiuvato poi con una convocazione di questo tipo, e dall'altro sicuramente l'idea avuta 3 anni fa da presidente del CNA regionale Nico Valzani e da Vincenzo Bifulco di quel progetto Giovani Allenatori, che ancora prosegue, che mi ha dato la possibilità di sperimentare qualcosa che non era neanche forse nelle mie corde o nei miei pensieri. Tutto poi grazie ovviamente al supporto del presidente Margaret Gonnella, la quale faccio, diciamo così, do un grande ringraziamento per questa possibilità che mi è stata data. Sì, questo è un motivo di grande soddisfazione per tutto il movimento, credo, perché il premio alla serietà di un ragazzo chiaramente va a renderci felici, perché Antonio è uno di quei ragazzi che ha seguito dall'inizio il percorso formativo previsto nel progetto Giovani Allenatori, e credo che questo riconoscimento vada sicuramente anche fatto a tutto il comitato che ha creduto in questo progetto, così come sta credendo nel progetto Giovani Arbitri, che in altre occasioni ha messo in luce i migliori prodotti del nostro territorio.